Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i webinar del gruppo editoriale La Scuola 6. Il webinar di oggi pomeriggio lo faremo in compagnia del professor Paolo Talanca, a cui diamo il benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Il titolo è L'amore rubato, la violenza di genere nella canzone italiana. È un webinar un po' in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che come sappiamo è il 25 di novembre. Io prima di lasciare la parola al nostro formatore vi ricordo che domani in serata riceverete una mail con il link per scaricare il vostro attestato di partecipazione, per scaricare le slide che verranno condivise dal professore e anche per accedere alla registrazione del webinar. Vi ricordo inoltre che potete lasciarci tutte le vostre domande, curiosità, considerazioni nell'apposito format domande. Stessa cosa per le questioni di tipo tecnico. Dunque vi invito a utilizzare l'apposito box sia per condividere, alla fine ci sarà un momento di scambio di idee con il professore, quindi siamo a disposizione. Io detto questo, Paolo, ti lascio la parola. Buon webinar a tutti e ci vediamo più tardi. Ok, grazie Maria Luisa e buon pomeriggio a tutti i colleghi collegati. Colleghi collegati. Allora, vedete sicuramente, vedrete la slide di partenza. Che cosa c'è scritto nella slide di partenza? Spunti di musica. Infatti questo sarà un percorso che partirà dagli anni 50 fino ai giorni nostri, dagli anni 50 fino all'ultima cantautrice di cui vedremo una canzone è Madame, quindi proprio dei giorni nostri, e parlerà di come la canzone entra nella società e tratta del tema della sensibilizzazione per la parità di genere nei casi più estremi, anche di violenza sulle donne. Ecco, questo è il percorso. Perché insomma cercherò di dare spunti di riflessione. E anzitutto sono riflessioni e cose che ho fatto all'interno delle mie classi. Ho lavorato molto con le canzoni, lavoro molto con le canzoni. Chi segue questi webinar, questa serie di webinar lo sa, ma questo percorso preso nella sua totalità potrebbe anche essere oggetto di un'Uda per l'educazione civica, ovviamente. È chiaro, chiaramente, come ha detto Maria Luisa, tutto è finalizzato per il momento, per adesso, alla giornata particolare del 25 novembre. Però serve anche perché in questo percorso si intrecciano storia, letteratura, insomma, anche del Novecento, casi emblematici, anche abbastanza canzoni molto, molto conosciute. Quindi la canzone, essendo qualcosa che esiste nella società, nel senso che per esistere deve succedere, non rimane solo su foglio, no? Non rimane su una tela, quindi deve essere fisicamente presente e deve essere ascoltata nella società. Il fatto che parli di un tema che nella società è sentito, credo che sia importante, è anche una cartina di tornasole per capire, no, come quel tema in quel momento storico è trattato. Quindi appunto un oggetto così legato alla società come la canzone ci permette di individuare vari spunti sotto varie discipline. Una cosa importante è il fatto di vedere la sensibilità sul tema in rapporto proprio al funzionamento del linguaggio della canzone. Chiariamo, e poi lo vedremo in due punti in particolare, negli anni 60 e negli anni 80. La canzone è un oggetto mediatico. E per far sì che abbia successo, che viaggi e che a chi detiene, no, la titolarità dei luoghi che possano trasmettere queste canzoni, perché convenga loro che queste canzoni vengano trasmesse, la canzone spesso si ciba del fatto di andare contro la sensibilità comune, contro il senso comune, che sia buono o cattivo senso comune. Comunque la canzone cerca di creare scandalo, per usare un termine pasoliniano, e di andare contro quello che
quello che è il senso comune e quindi di avere in qualche modo di far rumore e di avere audience. Vedremo che succederà in due momenti, io credo in un momento in maniera positiva e in un altro momento in maniera negativa, nei confronti appunto del ruolo della donna, della parità di genere e della violenza di genere. Questo è il percorso, 5 step. Allora, ho cercato di isolare per ogni decade, quindi 50, 60, 70, 80, 90, fino ai giorni nostri, una canzone in particolare che ci permettesse di capire appunto come era cambiato in quel momento ciò che si diceva all'interno delle canzoni per questo tema. Partiremo dal ruolo della donna nelle canzoni di Sanremo degli anni 50, questo è Gino Latilla in tutto il suo splendore, poi De André, insomma, il passaggio fondamentale della nascita dei cantautori. Chi segue questi webinar sa che ci siamo soffermati molto, per esempio, a cavallo tra gli anni 50 e 60, ne parleremo. Il femminismo negli anni 70 è un tema fondamentale, un tema importante, non solo perché la canzone degli anni 70 diventa un fatto anche sociale, la canzone cosiddetta impegnata, che creerà anche alcuni fraintendimenti tra i cantautori e il pubblico, però in quel periodo si comincia a parlare chiaramente di questi temi all'interno della canzone e soprattutto le cantautrici cominciano a esserci, nel senso, cominciano ad esserci figure artistiche di chi si scrive e si canta quelle canzoni, e vedremo che questo farà la differenza, farà molta differenza. Una delle prime è Gianna Nannini, assolutamente, vedremo la differenza tra dello stesso tema, il tema dell'aborto, come lo tratterà un uomo, quindi Guccini, in Piccola storia ignobile, e come verrà trattato il tema da Gianna Nannini. Poi gli anni 80, il cuore, il clou, il centro di questo viaggio, L'amore rubato, è il titolo di questo webinar, ma è anche il titolo della canzone di Barbarossa, che porterà sempre a Sanremo dell'88. Vedremo il secondo momento in cui si andrà contro il consenso comune, vedremo in che modo, e poi arriveremo tramite Carmen Consoli e Madame ai giorni nostri e vedremo come sarà appunto cambiato ancora il tema. Partiamo dagli anni 50. Gli anni 50, per vedere come era trattato il ruolo della donna, no? Come era affrontato il tema della donna all'interno delle canzoni. Le canzoni degli anni 50 in Italia, in canzoni che hanno come dire, accettate mediaticamente, canzoni che vanno nei media, sono quelle di Sanremo, perché nasce il Festival di Sanremo, prima sono radiofonicamente, poi televisivamente. Anche questo abbiamo detto a volte, l'abbiamo toccato nei webinar precedenti. Le canzoni in Italia sono le canzoni di Sanremo, soprattutto quando cominciano ad avere una diffusione mediatica importante. Sono canzoni che hanno un occhio di riguardo per il bel canto, non molto occhio di riguardo per la realtà, perché inventano un mondo che sostanzialmente in Italia o non esisteva, o comunque, se esisteva, non era l'unico possibile, insomma. Leggiamo come Gianni Bormio, che è stato uno dei critici musicali, degli storici della canzone più importanti. La sua storia della canzone italiana è alla base di molti studi e di molti anche ai corsi universitari, insomma, è un libro importante. Come lui descriveva il modo in cui venivano descritte le donne nelle canzoni degli anni 50, in particolare appunto nelle canzoni di Sanremo. Dice Bormia: si osservi come viene presentata la donna. Quando non sono prostitute, le donne sono comunque assolutamente, infinitamente inferiori rispetto all'uomo. Tanto vale allora dedicarsi agli affetti domestici, esaltando le doti di remissività e di assoluta dedizione delle mogli e delle madri. Come è noto, le donne per gli italiani di allora, c'è da chiedersi solo di allora, vabbè, sono tutte poco di buono, salvo ovviamente le proprie mogli e le proprie madri. La mamma, per il maschio italiano, simbolo ineguagliato di bontà e purezza, è la protagonista incontrastata del Festival del 54. Io ho isolato questa canzone, ho isolato questi versi perché sono emblematici, adesso lo vedremo. È di una canzone poi famosissima. Lo vince, infatti, una canzone, lui dice, insopportabilmente sciropposa, c'è da dare ragione. Tutte le mamme di Bertini e Felcocchio, nella quale naturalmente ho isolato questi versi. Sono tutte belle le mamme del mondo, canzoni celeberrime, quando un bambino si stringono al cuore,
sono le bellezze di un bene profondo e qui c'è il clou. Fatto di sogni, rinunce, rinunce sottolineato perché le rinunce devono esserci, altrimenti non va bene. Sogni, ma che rimangano solo sogni, che rimangano solo sulla carta, e poi dopo sogni devono esserci rinunce, eh? È chiaro, questo è chiaro. Ed amor per fare rima col cuore e va bene così. Oh, allora, che vuol dire questo? E perché ho isolato questa canzone? Chiaro, questa canzone può essere storicizzata e quindi può essere vista sotto il punto di vista del bel canto, va tutto bene, però è chiaro che questa canzone ci fa capire che aria tirava. Questa è la canzone, una delle canzoni più importanti del periodo. Dice, ci fa capire che l'unico modo per fare i complimenti alle donne è che fossero mamme, dimesse, figlifici indefesse, come dice qualcuno. Non so, allora, ripeto, chi ha seguito i webinar precedenti, però questo modo come dire, di descrivere il mondo, e questo modo di descrivere il mondo non solo per ciò che riguarda il ruolo della donna, ma anche l'amore di per sé, un amore strappalacrime, incredibile, un amore che ha pochi corpi, non ci sono i corpi, non c'è l'erotismo, non c'è. Insomma, questo modo di scrivere canzoni è proprio ciò che differenzia negli anni 50 e negli anni 60 le canzoni del Festival di Sanremo, che ripeto, erano per la maggior parte delle persone erano l'unico modo di fare canzoni in Italia, possibile, perché solo quello conoscevano tramite i meccanismi mediatici, tramite ciò che andava nei meccanismi mediatici, e dall'altra parte le canzoni che nasceranno a cavallo tra 50 e 60 con i cantautori, prima di tutto i cantautori di Genova. Perché lì sì, nei cantautori di Genova cominciavano a entrare i corpi nelle canzoni, cominciava a entrare la realtà, cominciava a entrare ciò che per esempio i genovesi vedevano nel porto antico di Genova, e non erano proprio cose, insomma, sobrie e pudiche, come direbbe qualcuno. Allora, infatti questo lo dico qui, dagli anni 60 in poi i cantautori portano la rivoluzione sia nel linguaggio che nei contenuti, prendendo principalmente dai cantatori francesi, Brel e Brassens, l'abbiamo visto anche in un altro webinar. Soprattutto, la donna è cantata come possibile protagonista di una canzone senza che sia trattata in maniera differente per questioni di genere. L'esempio più chiaro e più emblematico, anche qui, questa è la canzone degli anni 60, è Bocca di Rosa di Fabrizio De André. La protagonista rompe nella canzone italiana così come rompe nel paesino di Sant'Ilario descritto. Rivedremo questo riprendersi il proprio corpo, riprendersi il diritto di avere ovviamente un proprio erotismo, una propria sessualità, una propria, insomma, temi di questo genere, un proprio posto nel mondo, no? Con tutta la voglia di fare e non fare ciò che la libertà ci consente. Lo rivedremo, e soprattutto sotto il punto di vista del corpo, della riappropriazione del corpo, in una canzone di Carmen Consoli, il mio zio è il titolo. Ricordatevi questo nome perché lo rivedremo in una canzone di Carmen Consoli molto forte, dal tema molto forte. Intanto andiamo a vedere alcuni passi che ho isolato di Bocca di Rosa. La canzone ovviamente la conoscerete tutti, è famosissima, forse la più famosa di De André, o una delle più famose. Qui dice chiaramente: c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno o nell'altro. Quindi, bocca di rosa, al di là di quello che dice la Vulgata, non era una prostituta, era una persona che, appunto, questa figura serve per riappropriarsi del proprio corpo, della propria sessualità, della sensualità, di tutte le cose di cui le donne erano ovviamente private nella decade precedente. Il fatto, io credo che sia passata alla storia come una prostituta, la dice lunga su tutto quello che stiamo dicendo. Secondo me è una prova provata anche del fatto della lettura maschilista imperante anche di alcune canzoni. Libertà, lei ha la libertà di scegliere. È importante il fatto che fa successo questa canzone per un motivo, lo dicevamo prima. Allora, è un po' tutta la storia dei cantautori, anche i cantautori in quel momento, alcuni cantautori facevano successo anche per questo motivo, cioè il senso comune era che nelle canzoni la donna e l'amore in generale dovesse essere visto e trattato in un certo modo. L'amore doveva essere
immateriale, doveva essere appunto struggente, strappalacrime, io tu mi lasci, io soffro, però non c'erano i corpi, la realtà non c'era. Quando a questo senso comune alcuni vanno contro con delle canzoni che parlano di corpi, che parlano di realtà, che restituiscono alla donna il proprio ruolo e la propria libertà, ecco, queste canzoni cominciano a fare successo, nel senso che De André davvero veniva ascoltato di straforo, si sentivano certe canzoni e nella società non erano accettate, facendo il gioco di queste canzoni e del successo di queste canzoni. Quindi, questo è successo a queste canzoni di André. Vedremo che negli anni Ottanta le cose si capovolgeranno, cioè il meccanismo rimarrà sempre lo stesso e si capovolgeranno i ruoli di ciò che andava nella società e ciò che invece creava rumore e scandalo. Andiamo a vedere gli anni 70 e li andiamo a vedere appunto parlando sì del femminismo perché è importante, sono importanti alcune prese di posizione della frangia femminista sostanzialmente per ciò che riguarda i contenuti, però anche qui ci fa riflettere sulla canzone. Allora, in che senso? È importante dire che negli anni 70, per tutto quello che era successo nei 60, per il fatto che la canzone comincia a parlare di realtà, quindi comincia a parlare di temi sociali, quindi la censura di Sanremo può ben poco, perché quelle canzoni avevano successo fuori da Sanremo. È chiaro che se dovevano partecipare al festival, la tagliuzzavano, non la facevano partecipare in vari modi, ci sono tante storie di censure della RAI, insomma, censura, insomma, proprio inaccettabilità di certi passi, quindi sì, censura a tutti gli effetti. Però queste canzoni cominciavano a viaggiare al di là del Festival di Sanremo, e infatti il Festival degli anni 70 e anche negli anni 80, se riprenderà più avanti, comincia ad avere un periodo di crisi perché si capovolge ciò che il pubblico si aspetta da una canzone. La canzone a questo punto deve essere impegnata per il pubblico. Certo, da un lato questo crea un fraintendimento e una sofferenza anche da parte dei cantautori, perché i cantautori non vogliono, almeno i più bravi, i migliori, e tra i migliori io metto anche quelli che il pubblico ritiene essere più a sinistra, no? I Guccini, i De André, i Vecchioni, i De Gregori, questi soffrono il fatto che la gente si aspetti che loro cantino le loro istanze perché vogliono essere liberi. C'è la storia del processo De Gregori del 76, è emblematica, ma poi Gaber in Polli di Allevamento del 79, quando nel 78, poi disco del 79, quando è moda lo spettacolo di Gaber, dirà chiaramente a questo movimento che insomma, quando è moda, e quindi lasciatemi libero di cantare quello che voglio. Però, che vogliono, però quello che a noi qui interessa è che negli anni 70 la canzone è titolata, è un oggetto artistico che serve per dire determinate cose, che serve per descrivere la società. E quindi perciò fa aumentare la sensibilizzazione per certi temi se certi temi vengono affrontati. Allora, quali erano i temi per cui lottava il movimento femminista? Lo sappiamo, la cosiddetta seconda ondata si batte principalmente su tre fronti: disuguaglianze di genere, sul diritto all'aborto, sulla sessualità, appunto, e sul diritto all'accesso al mondo professionale. C'è da dire che in Italia la legge sull'aborto arriva solo nel 78, negli Stati Uniti prima, anche se la situazione è molto differente anche oggi. Perché introduciamo questo tema? Perché parliamo di aborto? Intanto perché è un tema molto sentito all'epoca e quindi per capire come la canzone si rapporta con la sensibilizzazione con un tema così importante e sensibile che si crea nella società. Ma poi perché vediamo come questo tema dell'aborto sia stato affrontato da due appunto artisti. Da una parte, l'abbiamo già detto, Francesco Guccini, e dall'altra parte Gianna Nannini nel 1976. Entrambe le canzoni di questi due artisti sono del 1976. E vedremo che Guccini, nonostante, almeno è il mio parere, vediamo se siete d'accordo, nonostante Guccini sia uno degli autori più importanti, anche più bravi, no?
della storia della canzone d'autore italiana, per un tema così intimo, eh? La canzone è questa, Piccola storia ignobile nel 70, del 76, e insomma lasci un po' a desiderare rispetto a Gianna Nannini che canta con maggior diritto di farlo. Questo è il discorso. Andiamo a vedere da vicino Piccola storia ignobile e cercherò di capire, di far capire in che modo intendo questa cosa. Ah, questo è un percorso, ripeto, che ci porterà a vedere come oggi la sensibilizzazione rispetto a questi temi sia cambiata e vedere come appunto la canzone negli anni possa cambiare rispetto a questi temi. Lo dico perché insomma così teniamo il filo. Le immagini di questa canzone sono, di la canzone di Guccini, sono materiche, pastose, vivide. A un certo punto vedremo che saranno veramente crude. Però che cosa fa Guccini? Scrive questa canzone usando il meccanismo dell'ironia. Ecco, io credo che sostanzialmente le parti ironiche di questa canzone siano quelle che funzionino meglio, perché viene sempre in mente il fatto che se uno dice, ok, tu fai ironia dal tuo punto di vista, perché tu non ci passi, ma è chiaro che dall'altro punto di vista è un po' più difficile fare ironia, quindi non sei molto titolato a farlo, insomma. I passi, insomma, antiplastici, ironici, sono, io ne ho segnati un paio, te l'avevano detto che finivi male quando si è creato questo problema, tra virgolette. Se solo immaginassi la vergogna dei tuoi genitori, va bene. E poi recupera chiaramente la madre di Gino Latilla, che avevamo lasciato 20 anni prima. Tua madre, che da madre qualche cosa l'ha intuita e sa leggere la madre, ogni tuo sguardo devi chiederne perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito, che disprezzi quel tuo sbaglio, chiaramente ironico, no? Però come farai a dirlo che nessuno ti ha costretto e che dirle che provavi anche piacere, questo non potrà capirlo perché lei da non onesta l'ha fatto quasi sempre per dovere. Ok, ci siamo capiti. Io credo che non funzioni fino in fondo. Funziona Guccini molto di più, ecco qui, allora questo sbaglio è stato proprio tutto tuo, è ancora un'altra fase ironica. Funziona molto più quando descrive chiaramente la situazione, quando Guccini fa il Guccini. Ripeto, perché faceva ironia su qualcosa che non gli apparteneva direttamente. In questo passo, però, in questo passo centrale, lui fa quasi una domanda, ammettendo forse di non riuscire ad andare a fondo a quel sentimento e quindi fa una domanda demandandone la risposta a chi è più titolato, cioè a lei. Così ti sei trovata come un tavolo di marmo, desiderando quasi di morire, presa come un animato macellato, stavi urlando, ma quasi l'urlo non sapeva uscire. Così ti sei trovata fra paure e fra rimorsi, davvero sola fra le mani altrui, che pensavi nel sentire nella carne tua quei morsi di tuo padre, di tua madre e anche di lui. Questo è il passo, secondo me, principale, più importante, più bello, se si può usare questo aggettivo di questa canzone, il più riuscito, ecco. Però ancora che cosa fa Guccini? Torna all'ironia finale. Tutto se la sei voluta, cosa vuoi mai farci adesso? Non ci pensare più, eccetera, eccetera. Canzone che rimane là, canzone scritta da uno dei più grandi cantautori italiani, che va benissimo, che dimostra di essere un grande in questo passo, negli altri, secondo me, un po' meno, ma questo ci serve per far capire quanto sia importante il fatto che in quel periodo sì, è aumentata la sensibilizzazione, sono entrati cantautori che hanno cambiato appunto il modo di rapportarsi nel ruolo che la donna può rivestire dentro la canzone, ma la differenza soprattutto la fa il fatto che le cantautrici cominciano a nascere, che chi scrive una canzone è anche quello che se la canta, quindi è più credibile, quindi la cosa è più autentica. Ecco la canzone di Gianna Nannini, qua non ho evidenziato niente perché ogni singola parola è importante. Ricordiamo che qui eravamo a 2 anni prima della legge sull'aborto. Quando a cantare una donna il tema è chiaramente più credibile, l'autenticità d'altronde è alla base della canzone d'autore. Se c'è una differenza tra un tipo di canzone che va nei circuiti commerciali, che è pensata per i circuiti commerciali, che è pensata per Sanremo, per quello che volete, e dall'altra parte la canzone che dovrebbe rispondere più a una
esigenza creativa personale, ecco, vediamo tutta la differenza tra la canzone che potrebbe anche non essere autentica se è stata scritta per andare in certi circuiti, e invece la canzone d'autore che se non è autentica non ha senso di esistere. Se non mi stai dicendo il tuo mondo e non lo stai facendo, diciamo così, per soldi, anche se poi lo fai anche per soldi, ma insomma ci siamo capiti, ecco, che scrivi a fare? Allora l'autenticità diventa elemento essenziale e qui l'autenticità è massima. Qui sono tutte crude, chiare, evidenti e Nannini è una donna quindi titolata a farlo tutto al proprio posto. Dov'è il coraggio di continuare a dar la vita tra le macerie e la gente, se la gente non ci sente più, forse daranno un paradiso a donne come lei che così hanno deciso in tutta questa distruzione, io cerco un'altra direzione, eccetera, eccetera. Poi anche lei parla di morsi, ma insomma è una canzone secondo me molto, molto più riuscita. Oh, c'è da dire che io alla fine, in queste slide, come sempre, alla fine metterò l'elenco di tutte le canzoni citate con i link, anche se insomma la reperibilità delle canzoni oggi è abbastanza semplice. Oh, allora, abbiamo detto, siamo arrivati fino ad adesso, siamo arrivati agli anni 70, qualcosa è cambiato negli anni 60 con i cantautori, anzi molto è cambiato negli anni 60, negli anni 70 ancora di più, perché la canzone per tutti è chiaro che possa servire anche per parlare di temi sociali, ed è chiaro per tutti, è chiaro a livello mediatico, in più anche le donne cominciano a scrivere canzoni, quindi per questo tema abbiamo tutti gli ingredienti perché una certa sensibilizzazione sia cambiata. E in effetti è così. E lo vediamo da due canzoni. Due canzoni, ecco, L'amore rubato è la canzone centrale di questo webinar. E quindi L'amore rubato è la canzone di Luca Barbarossa, che Barbarossa porta nel 1988, la canzone parla di uno stupro. Barbarossa porta nell'88 a Sanremo proprio, ed è importante quindi per noi, soprattutto per questo percorso in generale, perché Sanremo era il luogo dove solo 30 anni prima queste cose assolutamente non potevano succedere, no? Quindi capiamo quanto sia cambiata appunto questa sensibilizzazione. È una canzone molto bella che fa molto successo. C'è da dire un'altra cosa, Barbarossa 2 anni prima era andato a Sanremo, non solo 2 anni prima, non solo 2 anni prima, con una canzone che aveva fatto successo, una bellissima canzone, Via Margutta, non so se la conoscete, è molto bella, però qui fece successo. Però questa canzone fa ancora più successo perché in quella sede cantare un tema così era veramente già molto importante. La canzone quindi fa successo per la bellezza. Forse anche meno bella esteticamente dell'altra, però per quanta portata di realtà e di racconto ci fosse, di importanza del racconto ci fosse dentro questo brano. L'altra canzone è Donna di Mia Martini, è pubblicata dalla cantante nell'89, la canzone di Enzo Gragnaniello, quindi un altro uomo che scrive di questi temi per una donna. Però la scrive pensando alla voce di Mia Martini, quindi descrive perfettamente il ruolo della vittima in una società maschilista e anche le battute apparentemente innocenti, no? Viste quindi e valutate esclusivamente sotto il punto di vista del maschio dell'oggetto di cui si sta parlando, insomma, che magari potrebbe avere una sensibilità differente. E siamo sempre là, la società maschilista che non si accorge, no, di questo problema, di questo fatto. Molto spesso in questa canzone, ancora, lui fa un accenno al fatto che per la società fossero gli uomini a volte a sentirsi vittima delle donne, nonostante stessero procurando violenza anche verbale, fisica, no, perché lì è chiaro che è la vittima. Insomma, chiaro, oggi ancora no, a volte non è chiaro per certi circuiti mediatici. Però insomma il fatto che lui lo testimoni in canzone è una cosa forte, anche questa canzone ebbe successo. Però a che cosa servono queste due canzoni?
dimostrano come negli anni Ottanta le cose erano cambiate, quantomeno nella sensibilizzazione. Il fatto che L'amore rubato vada a Sanremo e il fatto che ebbe così tanto consenso, il fatto che una canzone come Donna, cantata da una delle artiste principali, no? Delle voci anche più discusse per motivi che non è il caso di riaprire adesso, motivi infami anche quelli, ma insomma, che era una voce molto apprezzata, molto seguita, molto, molto importante, però queste canzoni hanno successo perché erano tempi maturi. In canzoni, come ho detto, molto avevano fatto i primi cantautori e introdussero un linguaggio di denuncia e di sarcasmo. Poi anche il fatto che cantano in prima persona certi temi le cantautrici. Oh, a questo punto è tutto risolto? Certo che no, non bisogna abbassare la guardia, perché andiamo a vedere la prossima slide. Allora, qui c'è lo stesso meccanismo di De André del 60. Allora, il rischio paradossalmente diventa anche maggiore. Spesso il meccanismo del linguaggio della canzone sfrutta un messaggio scandalistico che va contro il buon senso comune. Cioè, se negli anni 60 De André cantava quel mondo e faceva, cioè, donava libertà al ruolo della donna dentro le canzoni, era perché. Anche perché andava contro il buon senso comune, ok? E la cosa aveva successo. Oggi il senso comune, oggi, alla fine degli anni Ottanta, il senso comune qual era? Quello dell'amore rubato, quello di Donna di Mia Martini. E allora, per creare rumore, per creare audience, che cosa si fa? Si va contro quel senso comune. E se il senso comune a quel punto è qualcosa di buono, si deve fare qualcosa di segno opposto. Negli anni 80, negli anni 60, lo scandalo era rappresentato da una donna che finalmente sceglieva di vivere liberamente la propria sessualità, scandalo positivo, bocca di rosa. Fino a che il buon senso comune voleva una donna, visto che il senso comune voleva una donna remissiva, in cui l'unico talento era di essere, che doveva, era dove, il talento doveva essere la rinuncia. Negli anni Ottanta le conquiste del buon senso comune avevano portato a una sensibilizzazione nei confronti del problema delle violenze di genere. Quindi, per ritagliarsi visibilità mediatica, vengono fuori canzoni di questo tipo. Due ne ho isolate io, Alzati la gonna del 1988 e Fanchitarro del 1996. Sono due canzoni differenti, eh? Anche secondo me con, diciamo così, accenti differenti, anche gravità differenti. Quest'altra va citata. L'ultima perché apparentemente è nuova, adesso ne parliamo, però voglio che sia chiaro un punto. L'andare contro il buon senso comune succede al di là del fatto che quel buon senso sia buono, cattivo, includente o escludente, progressivo, reazionario, insomma, non importa la suonatura. Per i circuiti mediatici della canzone è perché la canzone viaggi in modo, insomma, numeroso. Interessa, spesso, non è sempre così, è chiaro, però in questi casi sì, interessa che sia di segno opposto rispetto al senso comune. E appunto, negli anni Ottanta il senso comune è di sensibilizzazione e allora faranno successo le canzoni come queste. Allora, Alzati la gonna, non so chi di voi ricordi questa canzone, è della fine degli anni Ottanta, è dell'88. Della Steve Rogers Band, che era il gruppo spalla praticamente di Vasco Rossi, il principale scrittore delle canzoni del gruppo, ma anche chitarrista, era Massimo Riva, chitarrista di Vasco Rossi. C'è questa canzone, Alzati la gonna, che cioè, anche il video, c'era questa che passava, una serie di ragazzi fermi alla fermata dell'autobus, quando passavano questi alzavano la gonna, insomma, alzati la gonna, facciamo l'amore, cioè cose proprio, diciamo così, becere. Al di là di ogni considerazione artistica che si possa fare, è una canzone proprio sciatta. E quindi, però, sì, secondo me fece rumore, successo, andò a Festival Bar, fece rumore, successo, anche per il motivo che abbiamo detto. Fanchitarro, che inizia con proprio una dichiarazione di catcalling, visto che questo tema poi era tanto in voga fino a poco tempo fa, ma qui è in nuce, nel 96 inizia, ai tipa, permetti una parola, eccetera, eccetera, e poi continua, sono un porco, sono un balordo. Tutto all'interno di, come dire, ironia casinista, eccetera, però probabilmente è ancora più
scomoda, ancora più infida una canzone del genere perché apparentemente innocua. E quindi a noi qui serve solo per capire che lo scandalo, cioè che queste canzoni hanno modo di esistere perché vanno il scontro, il senso comune, quindi giocano con la sensibilizzazione per i temi di parità di genere, di violenza sulle donne, in modo, diciamo così, subdolo. La canzone che negli anni 90 fa più scandalo sotto questo punto di vista è questa, Delusa di Vasco Rossi. Delusa è del 92 e fece molto parlare di sé, non solo perché a cantare era Vasco Rossi, che è il principale cantautore italiano. Io qui però non entro nel merito se Vasco faccia bene o male a cantare quello che canta. Metto solo davanti questa situazione per far capire che cosa successe e in che senso andare contro il senso comune facesse gioco ai cantautori. La portata mediatica di questo di Vasco Rossi, che dedica Delusa alla trasmissione che inizia, cioè la trasmissione dei primi anni 90 non è la Rai. La portata mediatica è importante. Ricordate la trasmissione Non è la Rai, che andava in onda, mi pare, su Italia 1, Ambra Angiolini, insomma, era la principale ragazzina, queste ragazzine che ballavano in televisione in maniera anche, diciamo così, un po' più pulita, ecco. È importante, dicevo, questo tema intanto per l'importanza della trasmissione, a cui si somma l'importanza del cantautore. E della polemica che ne nacque, fra l'altro poi dopo le ragazze di Non era Rai, ideata, scritta, diretta registicamente da Gianni Boncompagni, scrissero una canzone che mi pare si chiamasse Affatto Deluso, ma insomma Vasco Rossi in questa canzone ci va giù abbastanza pesante. Io ho isolato solo le strofe fino ad arrivare al ritornello. Sei tu che quando balli così mi vuoi provocare e lo sai che cos'è che scateni tu dentro di me. Eh sì, continua pure così che vai bene e lo sai, ti dirò sempre di sì, io muoio per te. Vabbè, Vasco Rossi non brilla per un approfondimento linguistico, però insomma è abbastanza diretto, abbastanza sintetico e comunque ci fa capire quello che succede. Sei tu che quando balli così in televisione, chissà come orgoglioso di te è il tuo papà, questa venatura moralistica che ci sta sempre bene. Eh sì, però qui ci va giù un po', comincia ad andarci giù un po' più pesante. Sì, il gioco è bello così, solo guardare, però quel Boncompagni lì, secondo me, un'allusione abbastanza becera, e quindi insomma per capire di che cosa stiamo parlando. E poi il ritornello che ha dentro di sé una velata minaccia: tu delusa, attenta che chi troppo abusa rischia poi di più. Vabbè, la canzone poi continua. Noi qui la prendiamo solo per capire che aria tirava, per capire in che modo la canzone testimonia la situazione e come si trasforma per entrare in un circuito mediatico. Tiriamo un po' l'esame di quello che stiamo dicendo e arriviamo alla conclusione. Negli ultimi anni il problema della violenza di genere ha fatto importanti passi avanti. Dopo questo momento di, diciamo così, di riflusso, no? di certe canzoni, lo capiamo che ha fatto passi avanti negli ultimi 30 anni da questo personaggio che è Red Ronnie. Allora, spieghiamo la situazione e dobbiamo tornare un attimo ad alzati la gonna della Steve Roger Band. Un attimo che bevo. Allora, siamo alla fine degli anni 80. La Steve Roger Band, non ci crederete, ma riceve un premio, il Telegatto. Chi è a dargli il Telegatto per la canzone Bambolina, che è la seconda traccia dell'album Alzati la gonna? Chi è a dargli il Telegatto a consegnarglielo? Red Ronnie. Ok, quindi Red Ronnie consegna, premia questa band per queste canzoni. Red Ronnie però è lo stesso che 30 anni dopo, quando Junior Kelly, avrete seguito la storia, Junior Kelly è un cantante, un rapper italiano che è andato a Sanremo 2020, molti crearono una polemica su di lui a causa di una vecchia canzone di Junior Kelly, Strega, che insomma ci andava giù pesante nel testo, altro che violenza sulle donne, si parlava in maniera molto esplicita di temi di questi temi e in maniera anche che
senza una certa, come dire, senso critico, insomma, in maniera violenta di questi temi. Ma comunque, a torto o a ragione, alcuni dicono a torto, perché dicono che sempre ci vuole senso critico, ci vuole l'io poetico, un'altra cosa, non lo so, non entriamo in questi discorsi. Altri a ragione, perché dicono che certi temi detti in quel modo non bisognerebbe mai affrontarli. Comunque, Red Ronnie fu chiaramente e ferocemente contro Junior Kelly e contro la canzone No Grazie, che poi non, quindi la canzone No Grazie che doveva partecipare al Festival di Sanremo. Perché cioè, la canzone No Grazie, che era contro l'ipocrisia del sistema mediatico, e nonostante non fosse una canzone che parlasse di violenza sulle donne, per Red Ronnie, Junior Kelly proprio non doveva partecipare a Sanremo, non era giusto che partecipasse a Sanremo per via del fatto che avesse nel suo repertorio una canzone come Strega. Il fatto che prima premi questi, cioè, non solo, non è che fai un articolo e li critichi positivamente, li premi anche con il telegatto. E dopo 30 anni sei così chiaramente contro questa situazione, secondo me è la cartina appunto di tornasole che ci fa capire che la sensibilità è molto cambiata su questo tema. Dimostra che pochissimi mettevano in discussione certe canzoni negli anni 80 e oggi è tutto cambiato. Io credo che molto abbiano fatto le cantautrici che scrivono senza voler assomigliare agli uomini o a ciò che gli uomini vogliono che la donna sia. Ce ne sono moltissime e chiudiamo con due di queste. Forse quando, questo è un punto importante, quando chi ascolta sa che chi canta e chi canta che ha scritto quelle parole, esse risultano più potenti. Due esempi su tutto, andiamo a chiudere: Carmen Consoli o Levante, perché anche Levante ha delle canzoni importanti sotto questo punto di vista, ma Carmen Consoli è veramente quella, secondo me, più importante, addirittura anche più importante di Gianna Nannini, perché Carmen Consoli da subito è apparsa la cantante, la cantautrice, infatti veniva chiamata cantantessa per un periodo, che è in mezzo a un mondo di uomini che scrivono e cantano canzoni, quindi un mondo di cantautori, si imponeva come cantautrice, è partita subito con questo modo di farsi riconoscere. Quindi, secondo me, Carmen Consoli davvero è stata quella che ha cambiato le carte in tavola sotto questo punto di vista. E l'altra è Madame, di cui vedremo una canzone più tardi. Questa, vabbè, Carmen Consoli la conoscete tutti, forse la più importante dei nostri giorni, ho scritto io qui, quella da cui molto è partito. Due canzoni importanti. Andiamo a vedere le canzoni. Recuperiamo quella Mio zio di cui abbiamo parlato all'inizio, in cui tramite la riappropriazione del corpo femminile e il fatto di dignitosamente, in maniera molto potente, rimettere in mezzo e riappropriarsi del corpo, faccia la differenza per un gesto di dignità assoluta, no? Proprio della protagonista della canzone. Allora, Mio zio, di che cosa parla? Non parla in realtà specificamente di parità di genere, parla di pedofilia. Parla di pedofilia nei confronti di una ragazzina. È importante il fatto di riappropriarsi del proprio corpo. A noi qui serve per lanciare un tema molto importante all'interno delle canzoni che parlano di violenza di genere, cioè il familismo morale. Cioè, in poche parole, difendere l'onore della propria famiglia al di là di tutto. Ovviamente, ci sono stati studi importanti anche su questo tema e su questo problema. Non è assolutamente un problema, purtroppo, solo della Sicilia, anche le nostre. In Italia diciamo che è abbastanza diffuso, purtroppo. Poi parliamo di violenza di genere, soprattutto lo vedremo con la canzone successiva, che è La signora del quinto piano, sempre di Carmen Consoli, di femminicidio. Cioè, parliamo di temi che purtroppo sono nell'ultima settimana, non so quante ne siano successe. Le canzoni, la sensibilizzazione dentro le canzoni è un conto, poi quello che succede fuori è un altro, però è importante vedere come la canzone, insomma, si muova, no, rispetto a questa cosa. Secondo me è uno strumento anche prezioso per capire che la società sta andando ripeto, per la sensibilizzazione verso una certa direzione. Allora, vediamo quali sono i passi veramente forti di questa canzone, Mio zio.
Allora, mio zio parla nel 2009 del funerale di questo zio e di questa ragazza che in passato, da bambina, era stata abusata da questo zio. In segno di lutto, ho messo un rossetto rosso. Già questo è fondamentale, importante. Si inizia con un verso che si staglia lì e ci fa capire tutto. In segno di lutto e un soprabito nero. Era un uomo distinto, mio zio. Madre non piange, ne ingoia e dimentica, le sue mani ingorde tra le mie gambe. Adesso sta in grazia di Dio. Ovviamente qui c'è ironia, ma è un'ironia che fa il suo ruolo, anche perché è cantata da una persona, come detto, che poeticamente, che nel rapporto con il mio poetico se lo può permettere, quindi anche qui è tutto al proprio posto. Però la bambina, fai la conta, questo è il ritornello, va bene, richiama per i momenti. E qui, in maniera anche solenne, come se dovesse fare un discorso, usa ancora l'ironia, ma ci va giù duro. Porgiamo l'estremo saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello, e sento il disprezzo profondo ancora oggi. Ecco qui il familismo morale. E sento il disprezzo profondo, i loro occhi addosso, ho svelato l'ignobile, cioè incesto, e non mi hanno creduto. È una cosa purtroppo che succede spesso. E qui ho messo il rossetto rosso carminio e sotto il soprabito niente in onore del mio aguzzino. È una canzone di una potenza incredibile. E pensare quanta strada abbia fatto la canzone dalle donne che stanno a casa e devono avere sogni ma rinunce perché altrimenti sembrano delle poco di buono. Secondo me, in canzoni si sono fatti davvero dei passi avanti, grazie anche e soprattutto ad autrici come Carmen Consoli, eccetera. Quest'altra canzone è del 2015, La signora del quinto piano. È una canzone anche qui molto molto potente. Di che parla? Femminicidio. C'è questa donna che abita al quinto piano, o meglio abitava, come dire, minacciata dalla persona che aveva lasciato, va, denuncia, va in questura, denuncia, nessuno le crede, prende un pitone per difesa, nessuno continua a crederle, e solo paradossalmente, anche qui però in maniera molto significativa, quando si perde il pitone e nessuno lo ritrova, vanno a casa sua e la trovano murata in casa dal suo aguzzino. Il finale è un finale cronachistico, bello, importante, in cui in una versione andatevela a cercare su internet, Carmen Consoli canta la canzone chitarra e voce, e poi alla fine questa parte la recita in siciliano, veramente, veramente molto, molto suggestiva. Insomma, queste canzoni hanno una forza incredibile, hanno una potenza che ci fa capire appunto quanto strada abbia fatto la canzone. Quanta ne ha fatta fino a ragazzi a cui noi insegniamo a scuola? E che si trovano oggi a scrivere queste canzoni. Una su tutte è Madame. Quante ne ha fatto? Quanta ne ha fatto di strada la canzone? Ne ha fatta tantissimo di strada. C'è una cosa importante che ho scoperto, che ho constatato quando ho parlato di questi temi in classe. Allora, i ragazzi dell'età di Madame è una cantautrice, avrete visto a Sanremo, la conoscerete. È giovanissima, non ha nemmeno 20 anni. I ragazzi della sua età sono, secondo me, più ricettivi rispetto a certi discorsi, nel senso che loro sono nati quando il mondo era già cambiato, ma comunque andava cambiando in maniera importante per questa sensibilizzazione. Per chi è come me, cioè io sono nato nel 79, diciamo, ho vissuto gli anni 80, da chi è come me in su, cioè nel senso che da chi è nato prima di me, più o meno l'abbiamo vissuto tutta allo stesso modo, cioè è più difficile, soprattutto in realtà per i maschietti, perché il mondo come l'abbiamo vissuto noi è più comodo, è la zona di comfort, e quindi è più difficile spostarsi da certi convincimenti. È chiaro che un attimo, appena uno ci ragiona 3 secondi, capisce che cosa sta succedendo. Però per loro, per questi ragazzi che hanno vissuto, che sono nati con questa sensibilizzazione maggiore, diciamo che la comunicazione è più diretta, più chiara, più evidente. E lo vediamo in Madame, che già a 17 anni, per esempio con una canzone che si chiama 17, che poi andremo a vedere, e poi chiudiamo,
Parla chiaramente di questi temi, lo dice, lo esprime, lo esplicita senza nessun problema, e la comunicazione è diretta, tanto che Madame fa tantissime visualizzazioni in queste tre canzoni. Ci arriveremo. Allora, Madame come approdo alla donna che si spoglia degli stereotipi per raggiungere la sincerità della propria essenza femminile. Sto parlando di Sciccherie, canzone del 2018, la prima di questo trittico che ho isolato qui. In cui il video c'è proprio lei che ha molti ammennicoli, una giacca insomma molto vistosa, eccetera. Si spoglia di tutto fino ad arrivare a una maglietta bianca che vedete qui in fotografia, per far capire che non c'è bisogno di altro, c'è bisogno del corpo, del fatto di accettare il proprio corpo, fino alla canzone voce in cui dice che non c'è bisogno di altro, le cantanti non hanno bisogno di far vedere niente, ma solo che abbiano una voce sincera. È solo la mia voce che tu devi giudicare, non altro, dice Madame alla fine di questo percorso che passa attraverso la canzone 17. Allora, quando uscì mi colpì molto la sua giovane età, ma cresciuta, ma poi mi sono dato una spiegazione del fatto che è cresciuto in un mondo in cui questi temi erano già molto sentiti. Lei ha dichiarato che abbia sofferto di body shaming, quindi è chiaro che quando l'hai vissuto sul proprio corpo, restituirlo dentro una canzone diventa un atto estremamente credibile. Quindi è una poetica d'autore, parla della voce come elemento più importante del canto, più del fisico e del corpo, che è mortale. E Sciccherie, ovviamente in voce, la canzone del 2021 che è andata a Sanremo, che inizia con "Sui miei occhi delle serrande si spegneranno e io sparirò", quindi il corpo non esiste più, dimenticatevi del corpo, ragionate solo sulla mia voce ed è quella che dovete giudicare. La voce della donna più importante del corpo. Allora, andiamoci a vedere 17, alcuni punti che io ho isolato. È una canzone molto diretta. 17 vuol dire che Madame ha 17 anni e a 17 anni canta queste cose. E vabbè, è abbastanza evidente già solo leggendo questo passo. Non ho i capelli biondi di Anna. Anna, tra l'altro, è un personaggio di una sua canzone precedente, quindi c'è molta poetica, no? C'è molti rimandi interni. Insomma, sa il fatto suo quando scrive canzoni. Ho i denti in ordine sparso, il volto storto da un lato, il culo grosso ma piatto, ma la solitudine è un virus che non prendo mai, nemmeno se mi brucio e se divento gas. Con solo la mia voce riesco a fare hype. Hype vuol dire successo in rete, mettiamola così. Ed è una rivendicazione anche qui di una dignità incredibile, secondo me. Allora dimmi che cosa ho di strano, dimmi dai, hey lover, ma se serve liberarsi dalle gonne perché la musica rap piaccia agli uomini. E invece io rimetto la mia femminilità che però non è come quella su internet perché dice le vetrine social sono le vetrine di Amsterdam. Qui c'è il passo secondo me più significativo, non basta la voce, la pelle, lo stile, il cuore in gola alla fine. Ovviamente dice deve bastare la voce. Deve bastare la penna, deve bastare lo stile, il cuore in gola alla fine, cioè l'autenticità che noi abbiamo rintracciato in Gianna Nannini, in tutto il percorso che ha portato alla sensibilizzazione importante per questo tema, quando le cantautrici hanno cominciato a scrivere, insomma, a nascere mediaticamente, a scrivere le proprie canzoni e a cantarsele, perché un tema così importante è difficile che potesse essere, come dire, trasferito autenticamente dai maschi, nonostante, per esempio, abbiamo visto che uno dei migliori Guccini era meno convincente rispetto a questo tema e rispetto alle donne e alle cantautrici. Ok, diciamo che ci siamo, sono le 4 meno 5, queste sono le canzoni che io ho citato durante questo percorso. Ripeto, sono facilmente reperibili, qui ci sono i collegamenti nella slide che riceverete, insomma nel file che riceverete, ma è tutto qua. E grazie. Rieccoci Paolo, ti chiedo solo se mi senti, Io sì. funziona bene l'audio, perfetto. Allora, ti ringrazio per il webinar, ti leggerei quelli che sono un po' i commenti e le domande dei nostri presenti, che sono tanti e ringraziano e li ringraziamo noi per essere qui. Allora, Grazie a voi, certo. abbiamo una prima domanda di Sara,
era interessata a sapere, oltre a ringraziare per il webinar che è molto attuale, voleva sapere magari se hai qualche idea per collegare l'argomento sia alla musica che all'educazione civica in quello che potrebbe essere un incontro trasversale. Beh, sì, ma la musica certamente, ma anche, come ho detto prima, le materie umanistiche, la storia del Novecento, qui si parte dagli anni 50 fino ai giorni nostri, anche come, insomma, il fatto come si è cambiato rispetto a certi temi, rispetto ai diritti. Ecco, una cosa importante secondo me, che io ho sentito come tema che tocca molti ragazzi. E quando fai capire loro che, ok, loro sono nati in una società in cui questa sensibilizzazione è importante, o almeno lo è più di prima, ecco, mettiamola così. Però la sensibilizzazione non è un diritto, cioè nel senso che i diritti vanno acquisiti, e la strada per acquisire i diritti, purtroppo sappiamo in Italia ancora di più, è complicata. E quantunque fossero quei diritti acquisiti, non è detto che un diritto acquisito rimanga tale perché bisogna difenderlo. Ecco, questo percorso dalla sensibilizzazione al diritto e al diritto che va difeso li responsabilizza. Io ho visto che sono molto, si sentono chiamati in causa e capiscono, insomma, che la cosa è più complicata di quello che sembra e che però. Insomma, appunto, il fatto che quando si parte da una sensibilizzazione e si arrivi al diritto, poi il diritto va difeso. Ecco, questo è un percorso che mi ha dato molta soddisfazione quando uscì il tema in classe. Assolutamente. Bene, c'è una domanda interessante di Marinella che ti leggo volentieri. Dunque, Marinella ci dice: i ragazzi ascoltano prevalentemente canzoni rap e trap e molti di questi hanno dei testi veramente pesanti. È il caso, secondo te, di commentare questi testi alle scuole medie o sono magari troppo piccoli per affrontare determinate tematiche? Allora, questo è un tema che torna spesso e su cui ho riflettuto anche io all'inizio, di quando cominciavo a far sentire certe canzoni. Bisogna che la classe sia pronta, ovviamente. Bisogna che il rapporto, soprattutto, perché poi lo sappiamo, è sempre un rapporto personale. Il rapporto tra l'insegnante e i ragazzi sia di grande fiducia e di grande unione, ecco. E poi è chiaro che bisogna far capire che quelle sono canzoni che noi affrontiamo criticamente. Ci sono tutti questi, come dire, ingredienti. Io credo che si possa far ascoltare qualunque cosa, perché affrontarlo sotto il punto di vista critico e far, insomma, alimentare lo spirito critico dei ragazzi con i presupposti che ho detto prima di quel rapporto. Non può che far bene, nel senso, non può che farlo aumentare quello spirito critico e non può che far bene anche al modo in cui i ragazzi poi vanno a fruire queste canzoni, perché è chiaro che ascoltano queste cose, però un conto è se l'ascoltano perché è una cosa di moda e quindi la accettano prima della riflessione. Un conto è far capire che anche a scuola si riflette su quella cosa, quindi si deve riflettere su quell'aspetto, su quelle cose e capire perché questi ragazzi mettono quei testi lì dentro, dentro quelle canzoni. Capire se quei ragazzi lo fanno appunto per andare contro, il senso comune, quindi la strada più facile per ottenere, diciamo così, audience, o se viene da un disagio vero, a volte, spesso l'abbiamo visto con molti trapper, con molti rapper, con Tedua, con Easy, no? Abbiamo fatto diversi webinar sotto questo punto di vista, con Gali, no? Su questi argomenti, ecco, se vengono da avere esigenze personali, quindi lì vai a vedere la storia del rapper, vai a vedere se ha una poetica che viene fuori da vita vissuta, e quindi fa come facevano i cantautori degli anni 60, prende la realtà e la mette dentro la canzone, prende la sua realtà. Se è un grido di dolore, se è uno spirito di rivalsa per far capire che tramite le parole lui riesce a elevarsi da questa situazione. Sono vari aspetti, però tutte queste cose bisogna farle capire ai ragazzi. Se c'è un rapporto, se ci sono presupposti che questa lezione possa essere fruttuosa, io credo che si possa parlare di più. Ti ringrazio. Con questo hai risposto, devo dire, a molti perché è stata una domanda a
abbastanza ricorrente, il come toccare determinati tasti, ecco. Bene, dunque, ti leggerei ancora qualche domanda. Qui abbiamo invece Angelo che chiede, in riferimento alla parte laboratoriale, puoi dirci qualche strategia didattica per utilizzare queste canzoni e intraprendere un percorso in classe, magari basandoti, non so, sulla tua esperienza personale? Ma allora, intanto, secondo me quello che funziona meglio è quello che ho consigliato anche altre volte per altri temi. La classe capovolta, cioè, nel senso, poi fare ricerche ai ragazzi e far tenere loro delle lezioni sull'argomento dopo che, insomma, una lezione sia spesa per far capire in che modo collegare i fatti che succedono durante, un periodo storico e la canzone che rispecchia quel periodo storico. Far fare delle ricerche, magari spiegando cosa era il mondo, cioè cosa era il mondo, come funzionavano alcune dinamiche sociali negli anni 70, dare delle canzoni e la prossima volta fai tu la lezione collegando quello che dice la canzone a certi fatti che sono successi. Questo può dare, a parte che fa riflettere i ragazzi, perché comunque hanno l'impegno di restituire, no, quello che è venuto fuori dalla loro ricerca, e poi fa sì che i ragazzi padroneggino automaticamente questi temi nel momento di suffarsi dell'esercizio, della lezione, perché poi devono ripeterli, quindi devono padroneggiare per forza. Ti ringrazio. Dunque, vediamo un po' ancora un attimo. Ci sono un paio di persone che erano incuriosite invece da Levante perché l'hai citata. Non so Sì, se vuoi. Levante, ma io ne dico una: Gesù Cristo sono io. Andatevi a cercare quella canzone, andatevi a cercare proprio la storia di Levante, che è una cantautrice molto, molto tignosa, molto chiacchiara in testa, ha una poetica molto netta. Allora, diciamo, a parte le canzoni, alcuni singoli che sono chiaramente singoli che servono per fare audience un po' più leggerini, diciamo così, anche se il tema di fondo vorrebbe essere chissà che, però insomma poi si ritrovano a essere canzoni che insomma non hanno tutto questo spessore, però altre, come questo che ho detto, Gesù Cristo sono io, per esempio, Gesù Cristo sono io la cito proprio per il tema, ecco, di oggi, sono canzoni importanti. Secondo me, senza Carmen Consoli non sarebbe stato lo stesso. Io sembra che stia incensando Carmen Consoli come chissà chi, però per questo aspetto è veramente importante, è veramente cruciale. Benissimo, grazie, grazie Paolo. Grazie a voi. Dunque, abbiamo invece Maria che chiede, in riferimento alla cancel culture, qual è la tua posizione? Pensi che certe canzoni debbano essere in qualche modo limitate? Ecco, no, proprio no. No, nel senso che si può parlare di tutto e ogni, con i presupposti che abbiamo detto prima, ovviamente quelle rimangono sempre, però io credo che ogni opera d'arte, la canzone sono tale, altrimenti stiamo parlando di altro, ma anche quando non hanno l'intenzione di essere opere d'arte, cioè, fermiamoci alle canzoni di Sanremo, che magari sono scritte proprio per andare a Sanremo o per fare certe cose a livello mediatico, eccetera. Anche quindi, quando hanno una certa forma dettata da una motivazione che non sia prettamente artistica per essere state scritte, anche lì diventano delle testimonianze. Quindi, assolutamente no, la testimonianza, se tu la copri, alla fine, sotto il punto di vista storico e filologico, fai un danno. Quindi no, io sono per scoprire, però è per rifletterci su. Però ripeto, devono esserci, soprattutto in classe, da insegnante mi rendo conto che devono esserci dei presupposti insomma, non usare la canzone in classe solo per andare incontro ai ragazzi, così mi stanno a sentire, assolutamente no. Deve esserci un rapporto importante tra insegnante e studente, e i ragazzi devono sapere perché stiamo ascoltando le canzoni, perché stiamo usando le canzoni per capire meglio la società. Ottimo.
Ti ringrazio, leggiamo ancora un momento se avete altre domande, abbiamo ancora qualche minuto, ma penso che la gran parte l'abbiamo scremata, anche perché tanti appunto parlavano di trap, di rap e del tono anche delle parole di queste canzoni. Qua ci hanno nominato la Bertè. Non so se vuoi dire qualcosa in merito, poi certo che hai fatto degli esempi. Di sicuro nominare tutti sarebbe stato, ci voleva una giornata intera. Esatto, anche perché la paura per questi webinar è sempre di allungarsi troppo, di mettere dentro troppa roba. Beh, Bertè, sotto questo punto di vista, è importantissimo. Come cantante, io lì in effetti quando ho nominato Mia Martini avrei potuto anche mettere la sorella, quindi Loredana Bertè. Ma Loredana Bertè è importante anche come, proprio come personaggio, no? Ecco, per la riappropriazione del corpo, lì sfondiamo una porta aperta. È un'artista, voglio dire, emancipata già sul nascere, nel senso che non ha avuto mai paura di portare avanti queste cose. Certo, ha iniziato in un periodo in cui, cioè, non ha iniziato negli anni 50 a farlo, ovviamente per questioni anagrafiche, però sì, è un punto di riferimento importante in Italia per queste cose. Certo è che però non è una cantautrice pura, quindi secondo me la differenza l'hanno fatta per questo tema più le cantautrici. Arrivare a una come Madame, secondo me, se Madame non si scrivesse le sue canzoni non sarebbe la stessa cosa, quindi è un approccio differente e secondo me molto più pieno quello di Madame. Ora non sto paragonando Loredana Bertè a Madame, sono cose completamente diverse. Proprio per dire, per la sensibilizzazione sotto per questi temi, credo che sia più pienamente utile la strada di Carmen Consoli che quella di Loredana Bertè. Dunque, qui abbiamo Immacolata che a inizio webinar, scorrendo, ci chiedeva se anche la canzone Prendi una donna, trattala male, fa emergere una denuncia su queste tematiche. Ma Dunque. io quella canzone l'ho considerata poco, nel senso che al di là di quella parte, Prendi una donna, trattala male, poi quella canzone è costruita per far capire che in realtà è il contrario quello che voglio dire. Molte canzoni ci sono, no? Che parlano sembrano parlare di certe cose, poi però in realtà lo fanno solo per compensazione. Questa canzone è una di quelle. Alla fine dice non c'è una strategia in amore, eccetera, eccetera. Però ce ne sono tante di canzoni accettabili o meno, non stiamo parlando di quello, che però hanno influito poco, o se lo hanno fatto è solo perché sono testimoni del loro tempo, come altre canzoni di cui abbiamo parlato, non sono importanti per come abbiano cambiato le cose, ma per come rispecchiano quel dato periodo storico. Tra l'altro, questa che citiamo non è nemmeno una delle canzoni che abbiano più influito. Ti Ecco. ringrazio. Teorema, no? Di Ferradini, per chiarirci. Sì. Dunque, qui Daniela ci ha appena chiesto, sempre a livello di trasversalità delle lezioni che si possono organizzare, un affiancamento con la letteratura. La risposta direi che l'hai data in Certo. partenza. Anche lo scorso webinar abbiamo parlato di quante modalità ci possano aiutare in classe a intersecare musica e insegnamenti di vario genere. Tantissimo, anche sotto questo punto di vista, anche per esempio le poesie di Alda Merini, ce ne sono alcune proprio anche qui pastose, materiche, chiare nella rivendicazione di dignità femminile, e non so, ce ne sono, si potrebbero fare tanti esempi. Certo. Nunzia, stanno arrivando ancora domande, abbiamo ancora qualche minuto, te le leggo volentieri anche qualche commento. Nunzia che ci diceva che secondo lei sarebbe interessante organizzare anche magari un webinar, un incontro o comunque una lezione sul bullismo nella musica, sempre per sensibilizzare un po' i ragazzi in classe. Sì, Penso che bisognerebbe vedere con che chiave di lettura, però sai,
No, insegnanti di incontri su bullismo, cyberbullismo, ne facciamo tantissimi. È vero, la canzone, ma per come è fatta la canzone, per l'oggetto che è, che arriva più in maniera immediata, che poi presso i ragazzi non lascia mai indifferenti, sì, sarebbe un webinar interessante da fare. Bisogna studiare la chiave di lettura, perché bisogna dare un filo rosso che faccia capire. Secondo me, in che modo la canzone può essere utile, no? Poi tutto si traduce nella riproposizione in classe. E quindi in che modo possa essere utile per quel Certo. passaggio. Dunque, io vedo per lo più ringraziamenti adesso, quindi direi che possiamo fermarci con le domande. Vedo che chiedono per i materiali e per la registrazione e per l'attestato. Come dicevo all'inizio, riceverete tutto domani via mail. In qualità di partecipanti avete diritto al vostro attestato di partecipazione, alle slide. La registrazione è prevista anche, insomma, per coloro che non hanno potuto seguirci in diretta. Io, Paolo, ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Ti ringrazio Grazie a per te, essere Maria stato Luisa, qui. grazie a voi. Auguro a tutti un buon pomeriggio e ci vediamo alla prossima occasione. Un buon pomeriggio, Paolo. Grazie. Arrivederci a tutti, ciao ciao Maria Luisa, ciao a tutti. Arrivederci a tutti.